In questo filmato parleremo, tra le tante cose, anche dei rapporti tra l'impero carolingio e l'impero romano d'Oriente. Spesso negli studi scolastici questa complessità di rapporti e di posizioni viene trascurata oppure semplicemente ignorata. In realtà, Carlo Magno aveva ben presente la necessità di un rapporto dialettico con Costantinopoli e l'Oriente, anche se non si decise mai fino in fondo a istituzionalizzare questo rapporto. Le proposte di matrimonio con l'imperatrice Irene furono respinte e in questo modo si venne in un certo senso a delegittimarsi a vicenda tra Oriente e Occidente. In più, la situazione orientale era come al solito estremamente complessa, sia da un punto di vista della successione, sia da un punto di vista dei rapporti con i nemici esterni. Occorre però pensare al rapporto tra Impero Carolingio e Impero Romano d'Oriente come a un tutt'uno complesso e tutt'altro che separato, un qualche cosa che sarà poi la base per l'eredità e lo sviluppo dei fenomeni che si susseguiranno nel corso del Medioevo. Nella carta geografica rappresentata in questa illustrazione si può osservare la massima e progressiva espansione dell'impero carolingio a partire dall'unificazione della popolazione franca sotto il dominio di Clodoveo negli anni tra il 486 e il 507. Sarà con Carlo Magno che il territorio controllato dai franchi assumerà questo aspetto di grande potenza europea. Carlo Magno riuscirà in quello che i romani non avevano mai potuto nemmeno sperare, cioè assoggettare completamente le popolazioni germaniche, convertendole anche al cristianesimo e utilizzando per questo mezzi sicuramente non umanitari. Carlo Magno rinunciò, probabilmente in modo deliberato, a ricostituire nella sua interezza territoriale l'impero romano d'Occidente. Preferì espandere i suoi confini sulle terre della Germania e consolidare il termine del suo regno a sud, appena dopo i Pirenei, per tenere lontano la minaccia costituita dagli arabi. La prima campagna militare su larga scala che Carlo intraprese dopo aver distrutto e assorbito il regno longobardo d'Italia nell'anno 774 fu contro il regno degli arabi di Spagna. Tuttavia, la sua guerra intrapresa nel 778 non ebbe la fortuna sperata. La spedizione dei Franchi dovette ritirarsi senza riuscire a conquistare il territorio spagnolo e il re Carlo preferì costruire un sistema di difesa meridionale del suo regno attraverso l'istituzione di un marchesato di confine appena oltre la catena dei Pirenei e che arrivava fin quasi la città di Barcellona. Le campagne militari di Carlo Magno proseguirono negli anni una dopo l'altra. Ridusse all'obbedienza il cugino Tassilone, il duca di Baviera, e si preparò poi alla più grande e redditizia delle sue guerre, quella contro gli avari.
Questi erano una popolazione turco-mongolica che si era stanziata da circa 3 secoli nell'odierna pianura ungherese, costringendo periodicamente l'impero romano d'Oriente di Costantinopoli a pagare dei tributi onerosi per non subire le scorrerie di questi guerrieri formidabili che si spostavano rapidamente a cavallo. Carlo aveva ideato una grande campagna militare anche per consolidare il proprio potere sui nobili franchi e per rinsaldare le finanze del suo regno grazie alle immense ricchezze che gli avari avevano accumulato in seguito alle loro scorrerie e ai tributi che avevano percepito da Bisanzio per secoli. Per questo motivo, Carlo divise le forze dei Franchi in due grandi eserciti che invasero il territorio degli Avari con una manovra a tenaglia che non lasciò alcuno scampo a questa popolazione. La guerra contro gli Avari si protrasse per 5 anni, dal 791 al 796. E si trasformò a tratti in un autentico genocidio legato alle conversioni forzate al cristianesimo che venivano imposte dai soldati franchi. Il bottino di guerra fu immenso. Occorsero ben 15 carri carichi di tesori per trasportarlo nel regno dei franchi. Anche gli avari, come tutti gli altri popoli nomadi delle pianure euroasiatiche, avevano una grande passione per l'oro che sapevano lavorare con estrema abilità e gusto squisito. Carlo preparò con cura la guerra contro gli avari, armando ben due eserciti per utilizzare la consueta manovra a tenaglia che aveva adoperato anche contro i Longobardi. La storia degli Avari come popolo terminò quindi bruscamente perché da parte dei Franchi venne attuato un vero e proprio genocidio e di questo popolo si perse anche buona parte della sua memoria storica. La guerra più lunga e feroce che Carlo decise di affrontare fu quella contro i Sassoni. Con questo nome si intendevano un insieme di popolazioni eterogenee, caratterizzate dalla religione pagana e da un sentimento di indipendenza incomprimibile, le quali vivevano oltre il fiume Reno. La guerra contro i Sassoni durò circa 30 anni e fu caratterizzata da conversioni di massa, episodi di crudeltà efferata e deportazioni di migliaia di individui. I territori tra il fiume Reno e il fiume Elba furono conquistati dai Franchi con un grande dispendio di uomini e di mezzi. La storia dell'Europa cambiò profondamente anche in seguito a questa guerra lunga ed estremamente sanguinosa. Carlo Magno avrebbe forse potuto ricostituire per intero la consistenza territoriale dell'antico impero romano d'Occidente. Preferì invece eliminare per sempre l'autonomia delle turbolente popolazioni che vivevano oltre il Reno, cosa che non era riuscita ai Romani. La cristianizzazione forzata dell'Europa, imposta da Carlo Magno, segnò quindi il destino di tutto il continente e rese più omogenee da un punto di vista culturale e di scambi di conoscenze le popolazioni dell'Occidente europeo.
Nonostante Carlo Magno fosse di fatto analfabeta e utilizzasse un normografo per apporre la propria firma, Carlo ebbe l'intuito di circondarsi di un numeroso gruppo di intellettuali. Il più celebre di questi fu Alcuino di York, che proveniva dalle isole britanniche e che divenne il suo consigliere più ascoltato. Alcuino proveniva dalla realtà culturale dei grandi monasteri inglesi e irlandesi, in cui si erano formate delle grandi personalità di commentatori e originali scrittori di storie e di commenti biblici, come quella del Venerabile Beda. Leggiamo, ad esempio, come il monaco Beda racconta la propria vita. Io, Beda, servo di Cristo e sacerdote del monastero dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, sono nato nel territorio del monastero di Yarrow e all'età di 7 anni i miei genitori mi affidarono la cura del reverendissimo abate Benedetto e in seguito a Ceofrid perché mi istruissero. Da quel momento ho passato tutta la mia vita all'interno del suddetto monastero, dedicando tutte le mie fatiche allo studio delle scritture, tra l'osservanza della disciplina monastica e del compito quotidiano di cantare in chiesa. È sempre stato per me piacevole imparare, insegnare oppure scrivere. A 19 anni fui ammesso al diaconato, a 30 anni al sacerdozio ed entrambi li ho intrapresi nelle mani del reverendissimo vescovo Giovanni. Dal momento dell'ammissione al sacerdozio al mio attuale 59° anno di vita, mi sono occupato di aggiungere note sulle scritture tratte dai lavori dei venerabili padri, oppure in conformità con il significato e le interpretazioni da essi indicati. Queste cose ho fatto e compiuto per mio uso personale e per quello dei miei amati confratelli. Il passo che ho letto è tratto dalla Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, cioè la storia ecclesiastica delle genti Anglie, scritta appunto da Beda il Venerabile durante la sua vita di insegnante e studioso in questo monastero del nord dell'attuale Inghilterra. Alcuino di York era pertanto l'erede della grande tradizione culturale monastica irlandese ed inglese, una tradizione nata nei monasteri celtico-cristiani come quello di Iona e nei numerosi monasteri simili del nord dell'Inghilterra. L'esponente più autorevole di questi intellettuali vissuti nel secolo precedente quello di Alcuino fu il venerabile Beda, vissuto nel monastero di Yarrow nel nord dell'Inghilterra e oggi sepolto nella cattedrale di Durham, sempre nel nord della grande isola britannica. Con l'approvazione di Carlo Magno, Alcuino di York fondò ad Aquisgrana, la capitale del regno di Carlo, la Scola Palatina. Alcuino di York era considerato il maggiore intellettuale del tempo e dovrà tuttavia ricorrere ai tesori letterari conservati nella sua terra d'origine
per poter arricchire il proprio scriptorium e dare vita alla riforma degli studi e della preparazione dei religiosi voluta dall'imperatore Franco. Carlomagno era un sovrano analfabeta che tuttavia comprendeva molto bene il potere della cultura come fattore unificante delle diversità del proprio grande regno. I testi degli autori classici ritornarono in tal modo nel continente che li aveva generati e poi diffusi anche nelle isole britanniche, chiudendo così un cerchio di fede, di sapienza e di esistenze che si erano dedicate alla conservazione di questi scritti preziosi e patrimonio di tutta l'umanità. In due lettere che Carlo Magno indirizzò a Bangulfo, abate della grande abbazia di Fulda, il re dei Franchi raccomandò che il clero fosse preparato accuratamente attraverso lo studio delle lettere. Affidò pertanto ad Alcuino di York il compito di redigere una nuova traduzione in latino della Bibbia, mentre chiese a Paolo Diacono un'antologia di scritti dei padri della Chiesa su cui istruire e formare i futuri religiosi che avrebbero costituito anche una parte dell'ossatura amministrativa del Regno di Carlo. L'abbazia di Fulda divenne una delle più importanti del mondo medievale e accolse la tomba di San Bonifacio o Winfrid dopo il suo martirio ad opera dei sassoni. Il latino, la lingua latina, la lingua dei Romani, si prendeva così una rivincita sul mondo nuovo costituito dalle diverse monarchie di origine barbarica, che cercavano ora uno strumento per dialogare tra di loro e governare i popoli diversi che avevano ereditato dal dissolvimento dell'impero romano d'Occidente. La lingua dei Romani riaffermò così la propria natura come eredità la più importante degli antichi e un vero fattore di unificazione di popoli e di culture. Lo strumento condiviso per diffondere la cultura nel mondo carolingio fu una nuova modalità di scrittura. La scrittura denominata carolina era una forma di corsivo minuscolo molto nitido e ordinato che permise una nuova e più rapida copiatura e diffusione dei codici, oltre a occupare in modo comprensibile meno spazio sulle preziose pergamene. Migliorò la scrittura carolina la lettura dei codici che lo stesso Alcuino aveva fatto venire dai monasteri inglesi e irlandesi, e questa scrittura divenne l'esempio e il canone di lavoro per gli amanuensi del Medioevo. Osserviamo questo esempio di scrittura carolina nell'inizio del Salmo 31. Come si può osservare, la nitidezza delle parole e la semplicità del tratto costituiscono un grande progresso rispetto alle modalità precedenti di compilare i manoscritti. Tra
gli intellettuali che diedero lustro a questo particolare rinascimento culturale carolingio, occorre ricordare lo storico Paolo Diacono, lo storico Eginardo e anche l'originale teologo Fredrigiso di Tours, autore di un'innovativa analisi strutturale e grammaticale sul significato della parola e del concetto di nulla. Scrive infatti Fredrigiso: non esisterebbero le tenebre al di fuori di noi se non esistessero quelle dentro di noi. Vediamo pertanto come questo teologo carolingio sia attento al molteplice significato e alla complessa valenza della parola. In questo, Fredrigiso è un intellettuale tipicamente medievale, un'epoca in cui il peso della parola e la complessità dei suoi significati rivestì una valenza di estrema importanza. Questa analisi sottile e assolutamente sfaccettata di una sola parola come la parola nulla anticipa quelli che saranno i grandi dibattiti semantici e legati al significato effettuale delle parole che si svolgeranno nella Università di Parigi nel XII e XIII secolo. L'abate Fredegiso, nell'Europa in cui l'impero carolingio sembrava opporsi con tutto il suo prestigio e la sua forza alla disgregazione di quello che restava dell'antica civiltà romana, aveva ipotizzato che il termine nulla, cioè il latino nihil, dovesse per forza indicare qualcosa che fosse realmente presente ed esistente nella realtà umana. Il ragionamento di questo filosofo, espresso in un suo piccolo trattato dal titolo di De Nihilo et Tenebris, intorno al nulla e alle tenebre, si basava sul fatto che la grammatica e il linguaggio attribuivano a ogni nome un proprio equivalente reale. Pertanto, anche il termine nulla avrebbe dovuto indicare qualcosa di esistente in sé, indipendentemente dalla difficoltà di descriverlo e quindi di definirlo, per assenza di un'esperienza diretta dell'oggetto. Leggiamolo questo passaggio di Fredegiso, esaminando con cura tra me e me. E approfondendo la questione del nulla, già da grandissimo tempo e da molti discussa, e tuttavia lasciata irrisolta oppure giudicata impossibile da spiegarsi, decisi che fosse giunto il momento di affrontarla direttamente. La sciolsi e la riannodai dopo aver slegato i nodi strettissimi con cui appare avvinta. E dissipata la nube che la oscurava, le restituì la luce. Provvidi inoltre che il problema, in questo modo così risolto, fosse tramandato alla memoria della posterità tutta nei secoli a venire. Il filosofo e logico Rudolf Carnap dedicherà all'ipotesi di Fredegiso la sua attenzione e le sue riflessioni nel XX secolo. I chierici dell'epoca di Carlo Magno erano quindi tutt'altro che degli sprovveduti da un punto di vista logico. L'esito finale della politica di conquista effettuata da Carlo fu la sua incoronazione come imperatore d'Occidente.
un'incoronazione effettuata da Papa Leone III nella notte di Natale dell'anno 800. Leone III era il nuovo Papa dopo la morte di Adriano I nell'anno 795. Leone non apparteneva a una delle nobili famiglie romane e aveva necessità di intrattenere dei buoni rapporti con il potente alleato e protettore, il re dei Franchi, Carlo, che si apprestava a diventare imperatore d'Occidente e prendere il nome di Magno. Secondo lo storico Eginardo, biografo di Carlo, pare che Carlo Magno rimanesse sorpreso dall'iniziativa del Papa, ma non avrebbe potuto rifiutare il grande onore. Di fatto si trattava di un'iniziativa papale molto abile, che legava le sorti della Chiesa cattolica a quelle del Regno dei Franchi, il più potente Stato europeo, che aveva ormai un'egemonia demografica ed economica su tutto il resto del continente europeo. L'imperatrice di Bisanzio, Irene d'Atene, non riconobbe l'elezione di Carlo, che divenne in tal modo Magno e imperatore dei Romani. L'incoronazione dava a Carlo il potere imperiale, ma lo vincolava a due condizioni stringenti. La prima, il re dei Franchi diventava il difensore ufficiale della Chiesa cattolica. La seconda, il Papa di Roma si riservava il potere di approvare il comportamento del sovrano e in un certo senso lo giustificava, comunque se non era in contrasto con i dettami della fede cattolica. Nel frattempo, a Oriente, l'imperatrice Irene si dovette misurare con il sultano di Baghdad, il famoso Harun al-Rashid, un sovrano intelligente e abile che invase più volte l'impero d'Oriente e ricevette allo stesso tempo gli ambasciatori di Carlo Magno, con cui vennero intrecciate cordiali relazioni diplomatiche in vista di un controllo e una delimitazione delle ambizioni dei bizantini. Carlo Magno inviò due delegazioni diplomatiche e culturali a Baghdad nell'anno 797 e nell'802, mentre Harun al-Rashid ricambiò negli anni 801 e 807. Si trattava di un'alleanza, quella di Carlo Magno con il califfo, in funzione antibizantina e ostile al regno musulmano e iberico di Cordova, indipendente dal califfo di Baghdad. Nonostante la contrarietà dei bizantini, Carlo Magno intrattenne ottimi rapporti con il califfo, da cui ricevette numerosi doni e il titolo onorifico di protettore della Terra Santa. Il dono che Carlo Magno apprezzò di più fu un elefante, cui il maturo imperatore era molto affezionato e chiamava a accudire personalmente. Se una linea di condotta univoca può essere rintracciata nella vita di Carlo Magno, questa è da definire come una fiducia assoluta nel prevalere del cristianesimo cattolico su ogni altra modalità di gestione del potere. Grazie a questa preferenza accordata alla fede cattolica, si possono pertanto comprendere gli sforzi enormi che lo portarono a estendere il proprio dominio fino al fiume Elba e oltre, cosa che neppure i Romani, al tempo della loro massima potenza, avevano
osato e sperato perseguire. La logica che muoveva Carlo Magno era quella della conversione forzata al cristianesimo dei dissidenti oppure dei pagani, la quale conversione forzata avvenne ricorrendo ai metodi più brutali se fosse stato necessario. Carlo Magno morì il 28 gennaio dell'anno 814, probabilmente per una polmonite acuta insorta durante l'inverno. Il denario d'argento di Carlo Magno che vedete raffigurato venne coniato ricorrendo al metallo delle miniere della Slesia. A causa dei difficili rapporti con l'impero bizantino e gli arabi, infatti, la disponibilità di oro si ridusse in modo sensibile, rendendo necessario ricorrere alle popolazioni europee all'argento che poteva venire estratto nel continente occidentale. Leggiamo ora una descrizione di Carlo Magno offerta dal suo biografo Eginardo. Carlo aveva un'eloquenza ricca e prorompente ed era in grado di esprimere con la massima chiarezza tutto ciò che voleva. Non si accontentò di conoscere la sua lingua materna, ma si impegnò anche nello studio delle lingue straniere. Il latino lo imparò così bene che lo usava nei discorsi come la sua propria lingua. Il greco riusciva a capirlo meglio che a parlarlo e aveva la parola così sciolta che poteva apparire a volte anche sarcastico. Studiò con grande diligenza le arti liberali e ne venerava i maestri che riempiva di onori. Per imparare la grammatica, ascoltò le lezioni del diacono Pietro da Pisa, al tempo già anziano. Nelle altre discipline ebbe come maestro Albino, detto anche Alcuino, anch'egli diacono, un sassone della Britannia dottissimo in ogni campo. Con lui Carlo passava molto tempo, impegnandosi nell'apprendimento della retorica, della dialettica e soprattutto dell'astronomia. Studiava l'arte del computo e indagava con grande passione e acuto interesse le leggi del movimento degli astri. Si sforzava anche di scrivere e per questo teneva tutto intorno al letto, sotto i cuscini, come tavolette e quaderni per esercitarsi a tracciare l'alfabeto quando aveva del tempo libero. Tuttavia, iniziò al momento sbagliato, quando ormai era troppo tardi e la fatica compiuta dal re servì a poco. Carlo Magno fu sepolto nella Cappella Palatina del Duomo di Aquisgrana, oggi la città di Aachen in Germania. La Cappella Palatina venne probabilmente costruita da maestranze bizantine fatte arrivare da Costantinopoli. Carlo era un uomo di alta statura e gli ultimi studi antropometrici condotti sulle sue spoglie segnalano un'altezza di circa 1,84 m. Significativamente più elevata della media delle persone di quel periodo storico. Carlo Magno lasciò un regno di grande estensione territoriale e soprattutto un'eredità ideologica e culturale importantissima. La successione di Carlo fu conferita al più giovane dei suoi figli, Ludovico. Gli altri principi erano infatti morti negli anni precedenti e Ludovico poté ereditare tutto il Sacro Romano Impero.
Questi era stato fin da giovane estremamente legato alla religione, tanto da derivarne il soprannome di Pio. Ludovico il Pio non aveva però impedito a se stesso di condurre alcune campagne militari particolarmente sanguinose contro il regno arabo di Spagna, in cui sicuramente non esercitò alcuna cristiana carità. Torniamo ora all'Impero d'Oriente, in cui formalmente continuava a essere osservata una politica favorevole all'iconoclastia, anche da parte del successore del defunto imperatore Costantino V Copronimo, il figlio e Basileus Leone IV, detto il Cazzaro, perché era figlio di una principessa di quella etnia. Leone IV era succeduto al padre nell'anno 775. La morte del Basileus Costantino V nel 775 comportò la successione al trono a favore del figlio Leone IV. Leone era un fervente iconoclasta anche più del padre e rinnovò la fiducia al più fanatico dei suoi generali, Michele Lacanodracone, il quale perseguitava gli iconoduli, cioè i fedeli alle immagini sacre, con uno zelo e una determinazione spietata. Leone IV aveva sposato nel 768 la principessa Irene d'Atene, che era una iconodula, vale a dire una fedele alla devozione alle immagini sacre. La basilissa conservava infatti delle icone a cui era devota nel segreto dei suoi appartamenti reali. Era una donna bella, capace e intelligente. Da lei Leone IV aveva avuto il piccolo Costantino VI, che nell'anno 776 era stato associato al trono dal padre. Le persecuzioni contro gli iconoduli andarono avanti per tutto il regno di Leone IV e si ebbero episodi di efferata crudeltà a carico soprattutto dei monaci. L'imperatrice era tuttavia, come detto, un'iconodula e lentamente il partito dei devoti alle immagini sacre riprese forza. Anche il rapporto matrimoniale tra Leone IV e Irene ne risultò compromesso quando il sovrano scoprì l'attività devozionale della moglie verso le sacre immagini. Nel 780 Leone IV morì, forse avvelenato dalla moglie. Il piccolo Costantino VI salì al trono sotto la tutela della madre, l'imperatrice Irene, che era intenzionata a continuare a governare senza ostacoli e completamente da sola. Nell'anno 787 Irene convocò un concilio a Nicea che proclamò la liceità di esercitare una devozione verso le immagini sacre. Il concilio proclamò che si trattava in questo caso di una devozione e non di un'adorazione. La scelta delle parole, come si può vedere, era determinante nella civiltà e nella cultura bizantina. Nello stesso anno furono rotte le trattative tra Carlo Magno e Irene, che avrebbero avuto lo scopo di contrarre un matrimonio
tra Costantino VI e una figlia di Carlo Magno, di nome Rotrude. In realtà Carlo Magno non permise mai alle sue figlie di sposarsi, temeva le complicanze dinastiche legate alla legge salica che vigeva nei suoi domini ed era osservata da sempre dai Franchi. Nell'anno 790 Costantino raggiunse la maggiore età e avrebbe dovuto assumere i pieni poteri di Basileus, cioè di imperatore, ma sua madre non volle cedere il potere. Gli anni successivi furono caratterizzati da un lungo braccio di ferro tra la madre e suo figlio per ottenere il potere monocratico. Costantino VI aveva l'appoggio delle truppe che erano di stanza in Anatolia, le quali erano ancora in buona parte di fede iconoclasta e che erano influenzate in questa eresia dalla vicinanza con gli arabi e dalla loro religione che era legata come Islam alla proibizione delle immagini sacre. Alla fine la madre prevalse nella lotta con il figlio, lo fece arrestare e accecare accusandolo di tradimento. Il figlio venne accecato nell'anno 797 e Costantino morì pochi giorni dopo per le conseguenze delle ferite che gli erano state inferte. Nell'ottobre dell'anno 802, l'imperatrice Irene fu detronizzata da un suo ministro, di nome Niceforo, detto anche il Logoteta o ministro delle finanze. Irene venne relegata in condizioni di semipovertà sull'isola di Lesbo e morì pochi mesi dopo l'esilio. Ogni tipo di accordo tra l'impero di Carlo Magno e l'antico impero romano d'Oriente tramontò e le due parti dell'antico mondo romano si separarono sempre di più, da un punto di vista ideologico e culturale, prima ancora che politico e militare. Il regno di Niceforo il Logoteta e di suo figlio Stauracio non durò a lungo, perché nell'anno 811 furono sconfitti e uccisi entrambi dai bulgari, in seguito all'ennesima guerra contro questo popolo che aveva trovato nello zar Krum, un sovrano abile e determinato. L'imperatore Leone V, detto l'Armeno, per via della sua terra d'origine, prese il potere nell'anno 813, destituendo il precedente Basileus, Michele I Rangabe, che aveva anche lui appena perso disastrosamente una grande battaglia contro i bulgari. Michele I abdicò ed entrò in un monastero da cui non sarebbe più uscito. Le figlie e la moglie furono risparmiate, mentre i tre figli maschi furono evirati per essere sicuri che non potessero più aspirare al potere imperiale. L'imperatore Leone V veniva dall'Anatolia ed era iconoclasta. In questa regione gli iconoclasti costituivano ancora la maggioranza della popolazione. Vi era reclutata la maggior parte dei militari che furono poi in gran numero mandati in Occidente a combattere contro i bulgari. La loro presenza come soldati a Costantinopoli rafforzò la posizione dell'imperatore iconoclasta che tentò invano di far aderire al credo della distruzione delle immagini la popolazione cittadina. Leone,
creò addirittura un'apposita commissione teologica che esaminasse le scritture e producesse un documento di sostegno e di legittimazione per le teorie iconoclastiche. A capo della commissione degli iconoclasti venne posto un giovane e brillante teologo di nome Giovanni il Grammatico, un fervente iconoclasta e dotato inoltre di una cultura vastissima che ne giustificava il soprannome. Giovanni era stato nominato rettore del monastero Costantinopolitano dei Santi Sergio e Bacco, in cui avvenivano accese discussioni teologiche per convertire all'iconoclastia gli iconoluli, vale a dire i sostenitori delle immagini sacre. Nei 7 anni di potere che Leone V ebbe in sorte di vivere, dovette combattere instancabilmente contro più avversari. I rapporti con l'Occidente erano relativamente tranquilli, anche in seguito alla pace di Aquisgrana che il suo predecessore, il Basileus Niceforo I, aveva firmato nell'anno 811 con l'imperatore Carlo Magno. Ma le guerre contro i bulgari durarono degli anni anche per l'ostilità e l'abilità strategica del loro re di nome Krum. Leone tentò ogni mezzo per eliminare questo pericoloso avversario, ricorrendo anche all'inganno. Infine, questo nemico acerrimo dei Romani morì improvvisamente a causa di un probabile ictus cerebrale nell'anno 814 e il figlio e successore di Krum si dimostrò per fortuna dell'impero bizantino molto meno bellicoso del padre. Parliamo ora dei Paulicani, che erano una setta religiosa la quale praticava un cristianesimo basato su di una forma di dualismo. I Paulicani credevano nell'esistenza di due divinità supreme, il Dio del Vecchio Testamento, che aveva creato la materia e la fragilità dell'uomo nel peccato, e quello del Nuovo Testamento, che aveva invece annunciato il trionfo dello spirito e la redenzione dell'anima dalla materia. Era intuitiva in questo caso l'influenza dell'antico zoroastrismo dei persiani, ma i paulicani erano animati da una fede molto salda e da una sviluppata capacità di fare proselitismo. I paulicani costituirono per anni un problema politico di non poco conto per l'amministrazione imperiale. Erano gli eredi di altre correnti ereticali più antiche presenti nel mondo orientale, come i manichei, gli gnostici e i docetisti. Questi ultimi sostenevano che il Cristo non fosse mai stato una creatura in carne e ossa, ma lo spirito e l'immagine di un angelo che si era mostrato agli uomini in una forma solo apparentemente fisica. In tal senso non poteva neppure essere morto sulla croce come un vero uomo e la sua sacralità come entità non era stata pertanto toccata dalle violenze inferte al Messia dagli ebrei e dai soldati romani durante il Calvario. Le persecuzioni contro gli eretici paulicani furono durissime. I capi degli eretici erano dei religiosi di rango e dei veri e propri vescovi, i quali venivano arsi sul rogo, un fatto che con il tempo li portò a dissimularsi tra la gente delle città
dando luogo a molteplici comunità segrete. I responsabili di tali gruppi, chiamati gli eletti, governavano un popolo di credenti ed iniziati, tenuti al riparo per prudenza dal conoscere tutte le articolazioni di questa gerarchia ecclesiastica alternativa. Leone V perseguitò con vigore la setta paoliciana, ma gli adepti riuscirono a superare anche questo momentaneo pericolo. A differenza della setta dei Paoliciani, non sopravvisse invece l'imperatore Leone V, che fu ucciso nel Natale dell'anno 820 dal suo più fedele amico e commilitone di nome Michele, un rozzo generale che proveniva da una città della Frigia di nome Amorio. Michele II, questo era il suo nome, era un uomo di origini incerte e legato a una famiglia di proprietari terrieri. Michele II venne soprannominato il Balbo oppure il Balbuziente e oltre a essere quasi un analfabeta, era anche un fervente iconoclasta. Aveva insomma tutti i disvalori necessari per non piacere al clero e alle famiglie più influenti di Costantinopoli. Eppure Michele II riuscì a consolidare con abilità la forza dell'esercito e le posizioni strategiche ai confini dell'impero bizantino. In questo filmato abbiamo avuto modo di osservare la costruzione progressiva da parte di Carlo Magno del grande impero carolingio dei Franchi. Carlo Magno sarà sempre coerente e di ampie vedute nella costruzione del suo impero. Non all'altezza del creatore saranno i suoi successori, anche perché nel corso del IX secolo dovranno confrontarsi con nuovi nemici esterni, soprattutto i Normanni, che Carlo Magno non aveva avuto l'onere di dover affrontare. Diverse le cose invece per l'Oriente. La figura dell'imperatrice Irene, nonostante il suo delitto orrendo, cioè quello di aver provocato e ordinato l'accecamento del figlio Costantino VI, perché aveva intenzione questa donna di governare assolutamente in modo autocratico e unico l'impero d'Oriente, questo crimine non impedisce a Irene di essere annoverata tra i benefattori della Chiesa ortodossa, in quanto con il concilio di Nicea del 787 Irene pone fine all'eresia iconoclasta. Questo merito sarà sempre legato alla sua figura, nonostante l'uccisione del figlio. Irene si può dire che in un certo senso ponga le basi per la solidità della struttura dell'impero bizantino, che gli permetterà di superare le continue guerre del IX secolo contro i nemici esterni dell'Occidente, quindi i bulgari e i nomadi delle pianure transdanubiane, e soprattutto contro i nemici dell'Islam, il potente califfo di Baghdad. Oriente e Occidente all'inizio del IX secolo si rivelano per quello che in effetti sono: due grandi attori di un panorama storico estremamente complesso che è impossibile narrare e descrivere senza tenere presente la complessità e comunque i legami che continueranno a esistere tra le due parti del mondo e tra gli eredi dell'antico impero romano. Grazie.